Buonasera, buonasera. Confermo che si tratta di oche, non di papere, però, eh. Ciao Brusim, ciao Sippo, ciao Idi. Ammazza pure la copertina in base al gioco, qualità con idrante proprio. In realtà non è la prima volta. Quack. La tipa al centro, ciao 5, ciao Albi, ciao Real, ciao Sippo, l'ho già fatto. La tipa al centro vuole praticamente sventrare quella povera papera. Perché dici che sono anatre? Cazzo, no, sono oche. Non mi mandare in confusione, sono dovuto riandare a controllare. Per la centesima volta, Dio buono. Gus e Oka. Detto questo, togliamo la copertina. Partiamo subito. Il tempo è tiranno. Guardate che bella la grafica dell'Epic Store, proprio. Guardate, manca il catasto. È terrificante. Ma cioè, è pe peggio di prima l'hanno fatta. Ma che cazzo? Vabbè. C'aveva ragione Idi. C'aveva ragione Idi. Un elenco di file Word proprio. Lo so, non l'ho ancora acceso. Dammi tregua, dammi. Mica so sempre, sempre, sempre stronzo, però, no? Qualche volta. Trasforma, adatta allo schermo. Ci siamo, ci siamo! No, dai, ti sto dando ragione, vaffanculo. Ciao, grande splash. Opzioni, credo sia in 4K perché si è smarmellato. Vediamo un po', schermo intero, 4K. Proviamo in 4K, secondo me regge? Ma sì, proviamoci. Qualità delle grafiche più bello. Volume musica 9, volume effetti 9. Ditemi se è troppo alto, che mi sa che c'è settaggi del multi. La musica è bella davvero, però, sì, è troppo alto. L'ho abbassato. Corri, tieni premuto, piega, tieni premuto, ali, tieni premuto, zoom, tieni premuto. Non mi dici i tasti, però. Vibrazione, tanto testo, cose da fare, scrittura a mano, regola controllo. Minchia, tradotto con Google's coso. Ciao, Iovino! Allora, iniziamo così, vediamo come funziona. Salvato uno vuoto. Cioè, proprio minchia che traduzione. Importante. Sono fatto un bagno caldo stasera. Tanta roba. Viva i bagni caldi. Premi X per starnazzare. Se me lo chiami quadrato è meglio, però. Ecco grafica. Vito, ma quanto dura l'inside box? Che cazzo ne so, Sippo? Domani sera partiremo alle 22 con lo State of Play. Poi magari facciamoci un po' di Rocket League insieme e poi passiamo alle 24 a Inside the Box. Devo ancora rompere il cazzo sia a Michele che a Antonio Pizzo. Vediamo chi c'è. Che bello Vito che gioca al God 2019. Potrei anche ringraziare Vito Iuvara per il sacrificio che fa quasi giornalmente per portarci capolavori del genere in live. Ah, ma non è COD. Ciao Moragno. Non doccia calda, bagno caldo. Ah, tieni premuto per correre, ok. Tieni premuto per piegarti. C'è una pulizia, uno stile molto bello. Piegati per prendere cose da terra, tieni premuto LT e premi B. Lattine, è Astral Chain, improvvisamente. Per lasciarlo? Ok, B. Guarda come risolvo i oh. Risolvo enigmi alla grandissima. Ah. Che bella traduzione. Un brivido corre lungo la schiena di Tony. Sì, credo siano fatti con Google Translate. Mi aspetto che da un momento all'altro salti fuori il link di Breath of the Wild. Ah, ok. Vito, ma quindi lo boicottiamo questo governo sulle tasse per la rete? Madonna, Jas, ma veramente. Ciao, Iaci. Ma stiamo scherzando, siamo arrabbiatissimi in azienda noi. Va bene sulle merendine, è sensato, ma cazzo, la Red Bull è tipo l'ossigeno. Allora, ho sentito dire che questo gioco a tratti è anche un po' frustrante, quindi c'è delle meccaniche vere che tendono anche a essere un po' stronze a volte. Premi per vedere le cose da fare, i comandi. Cose da fare, entrare nel giardino, bagnare il giardiniere, rubare le chiavi del giardiniere. Far sì che il giardiniere si metta il cappello a tesa larga, lancia il rastrello nel laghetto, fare un picnic, portare alla coperta per il picnic sandwich, mela, zucca, carota, marmellata, thermos, radio, cesta. Questo
Questo sarà il gioco che batterà Death Stranding ai The Game Award 2019, probabilmente. Ha iniziato proprio ora, sì. Allora, tipo io devo portare al Pinic una radio. La prende, no? Intanto hanno fatto dei controlli. Tieni premuto LB per ingrandire, RB per ridurre. Ok. Però non sono affatto male. Allora, dov'è il Pinic? Qui è chiuso, devo entrare nel giardino però. Lo sto giocando su PC in 4K. Attenzione. Ah, ecco, genio, ha funzionato. Suka! Fatto entrare nel giardino. Bagnare il giardiniere. Attenzione, lì c'era il tubo. Non è qua. Ah, ok, lo bagno. Ah no, lui così la chiude. Ah, eccolo il picnic, perfetto. Allora, se uso di nuovo la radio, dove l'ha portata lo stronzone? Mi rompo tutto io, vaffanculo. Fa sì che il giardiniere si metta il cappello a testa larga. Lancia il rastrello nel laghetto. Eccola la radio. Portare la coperta per il sandwich, mela, zucca, carota, marmellata terra. Allora, la mela, lascia, dammi la mela. Lo gioca su PC perché non segue un nodo influenza che ha stabilito la regola, su Switch è sempre la versione migliore. No, no, assolutamente, non lo gioco perché questa è la versione migliore, ma perché a me piace avere su Switch i giochi che posso riprendere in portatile. Quelli che inizio e finisco mi danno fastidio che stanno nella griglia. Riconosco di avere un po' di problemi. Ciao Konami. E quindi... No, ma la mela c'era però, vaffanculo. E quindi preferisco avere quelli finiti, non mi piace averceli, ecco. E dai! Ma forse... Che intende, Pinicnic? Nel cesto? Indicazioni molto strane. Concept stupendo. Beh, vediamolo, vediamolo. Devo ancora capire che caspita vuole. Allora, tipo la zucca, eccola. Bagnare il giardino. Devo ancora bagnare il giardino. Quindi se io prendo la radio, la faccio partire. No, vaffanculo, vaffanculo. Volevo metterla qua, però lui mi sgama. Vediamo un po'. Rastrello nel laghetto, prendiamo il rastrello e buttiamolo nel laghetto. Comunque hanno fatto un capolavoro con i controlli, eh. Questo ce lo siamo portato a casa. No, no, lascia. Bisognerebbe capire sta cosa del picnic che non mi è chiara. Ah, che bello, lei nuota pure quest'ora. Giardiniere bagnato, giardiniere fortunato. Ma guarda che bello i colori, la pulizia, la precisione. Cioè, stile è tanta roba. Ah, eccolo il picnic, vaffanculo. Ok, adesso quindi abbiamo un po' meno di dati, quindi ci porto là il sandwich. Credo sia questo. Sciocco, potevi farti vedere dal giardiniere mentre trascinavi l'assello così da costringere a gettarsi nel laghetto per recuperarlo. Non credo, eh. Tanto sono un'oca, non sono una papera. Ah, vedi, la mela l'ha tolta. Il sandwich no, forse perché devo mettere tutti e due i lati. Era un buon piano, il tuo mi sembra molto azzicolato. Anche perché poi lui mi prende il rastrello, però.
Qualcuno sa se la versione Switch è castrata in qualche modo, altrimenti me lo compro, l'amo già, dice Bruce. Non credo ne abbiano parlato male. Tra l'altro l'hanno recensito tutti. Che cazzo ne so, Konami? Però una è Nokia e una è una papera. Che differenza c'è tra un leone e un ghepardo? Sono diversi. Allora. Ah, gli devo anche rubare le chiavi, attenzione. Faccia da cazzo. Figata. Dai, ci getta. Difficilissimo. Prese. Vabbè, però me l'ha data. Fa sì che il giardiniere si mette il cappello a testa larga e devo bagnare sto testa di minchia. Come lo bagno? Allora, lui vuole il vaso. Allora, aspetta, aspetta, un piano ce l'abbiamo. Allora, rompi il cazzo però, giardiniere. Come faccio a prendere la radio, porca troia? Ah, sempre un maestro nelle stealth. Differenza tra leone e giaguaro che mi vengono in mente al volo. Chioma del leone, pelo maculato del ghepardo, stazza, abitudini sociali di branco, posto nella catena alimentare. Vaffanculo, Iovio. Davvero poco realismo, a questo punto Loga già sarebbe nel forno. Questo è un po' vero. Allora, ho preso. Dai, mettigliela qua. Ecco il mio piano, eh. Lui la viene a prendere e io lo faccio sudare. Giardiniero! Eccolo, eccolo. 3, 2, 1, via! Sono un genio, cazzo, veramente un genio. Allora, fa sì che Giardiniero si mette il cappello a testa larga. A fare un picnic, devo portare la zucca, la carota, la marmellata e il termos. Allora, e la radio pure. Quindi quella radio me la devo rifottere di nuovo. No, non rompe le palle, la devo portare al picnic. Non rompere le palle, non gira la cazzo di yoga. Gira malissimo. Sterza, sterzami. Vabbè, però, è tutto tuo, però. Fottiti. Maragno dice la rete penultima, se no se la riprende. Secondo me se sta lì lontano non la sente, dai. Vabbè, poi che vuole? Allora, che devo fare per fargli mettere il cappello, però? Sta cosa è stranissima. Tutto suo, tutto suo. Odio sto giardiniere. Allora vaffanculo. Fatevi venire un piano per il cappello, per favore. Non ho neanche un'idea al momento. Intanto io porto le cose al picnic. Puoi girarti velocemente se lasci andare a... Ah, genio. Marmellata, termos, radio... Ah, anche la cesta. La cesta questa, però. E che vita di merda che fa sto... Vito Iovara, secondo me il cappello niente catenaccio. Cerca di attaccare con le ali e converge al centro. Quando si china a raccogliere qualcosa, fregagli il cappello che ha già, dice Moragno. Attenzione, attenzione. Che Moragno. Ho messo la cesta, sì. Quindi zucca, carota, termos e radio.
Mica romperà il cazzo anche per la zucca. Vabbè, se mi vede, gli rubo. Non si riesce, Morani. Bel piano, però, Morani. È impossibile, però. Io ti fotto la carota. Vito, ti ricordi il film di Pierino, mela, mela, banana, caffè? Assolutamente no, grazie a Dio non ho guardato film di Pierino per intero nella mia vita. Quindi manca il termos, la radio e la zucca. Non c'è più la carota, te l'ho fottuta. Allora, eppure questa ce la stiamo portando a casa. Quindi mancano radio e termos. Lavoraccio comunque. Si fermava alle scene della Fede. Quello un po' sì. Però è molto paziente. Sono geniale. Comunque vi aspetta un Vitos vote decisamente alto per questo gioco. Mi aspetto. Beh, l'idea è molto bella. Poi il gioco, se continua tutto così, tende ad essere anche una rottura di cazzo. Non è? Posso fingere. Lui mi riprende sempre, sto correndo. Non mi riprendere qua, ho fatto 1000 chilometri, dai. Vaffanculo, vaffanculo. No, se l'hai fottuta la zucca. Sto pezzo di merda. No. Che bastardo. Io mi devo rincollare tutta la zucca adesso. Odio sto giardiniere, è odioso. Comunque non state proponendo piani per quello che ci serve. Io provo a questa suona però, porca. Okay. Vabbè, ma rompi i coglioni però, Gigio. È uno sprint, è uno sprint! Ah! Se me la spengesse magari non sarebbe male. Ma che poi è andata a riattaccare la zucca. Capisco le carote che possono essere ridotte, ma la zucca una volta staccata, e beh, lui la ripoggia là. Me la riprendo la zucca. È roba mia. Occa dismettosa. Mo' ha visto il covo, si ripiglia tutto. No, me lo sta lasciando. Anch'io temevo quello. Ma il cappello non è che lo devi fregare con una sorta di gioco di prospettiva? Boh, non credo. Che ne so, ragazzi, l'ho messo su con voi. Allora, mi è rimasto la radio, solo la radio. Ah, devo anche fare un... Ah, il pennic, ma la radio. E poi gli devo far mettere sto cappello. Come glielo facciamo mettere il cappello al minchia? Lui non lo prende questo. Ma la radio adesso è spenta. Perché se la prendo si accende, scusa? Vaffanculo. Non posso salire sui mobili, no. Posso fare delle cose che lo indispettiscono, secondo me. Tipo, se tolgo la rosa magari si abbassa di più. Proviamo. Devo rompere il cazzo. La lattuga non la prende. Allora gliela spacco completamente. Questo non posso farlo. Ok, vediamo se fa qualcosa con la rosa. Con la rosa. Ti abbassi? Ti abbassi? Si abbassa! Aveva ragione Moragno. E però...
Portaglielo poi. No, sta andando a cercare la zucca. Ma è la mia zucca quella. Ma che cazzo? Quello è andato fino alla giornata della zucca. Sto figlio di mignotta. Quindi devo farlo di corsa. E ho capito, ragazzi, è tosto, eh. È un po' Dark Souls dei giochi con le oche. Si sta andando a riprendere la mia carota. Ma porco. Aspetta, però gli fotto la radio adesso, che è la più difficile. Adesso mi si riprende tutto. No, la carota ci sta andando adesso, cazzo. Dramma mia questo. Ho capito. Ma sta musichetta? No, lasciala perdere. Vaffanculo. Tacci tua. Gli fotto le chiavi al volo? No. E se gli fotto le chiavi lo distraggo. Lascia perdere la radio. È mia la radio, bastardo. Guarda la mia carota, dove sta? Sto stronzo. Adesso è andato alla zucca lui. Perfetto. Adesso me la riporto là. Guarda che ti ho rotto la rosa, stupido. Chi l'aveva chiuso il cancello? No, no. Ho le tue chiavi, stronzo. Lascia perdere la radio! Niente, c'è verso. Sta avvelenato sta lui. No, sei pure la marmellata, certo. Posso chiuderlo, ma lui esce con le chiavi. Quindi forse se lo chiudo e mi tengo le chiavi, lo inculo, non lo so. Potrebbe essere un piano. Non so che fare, però. Ho capito, ma io poi non entro, no? Cioè, o lascio aperto e entro, esco io, oppure lui mi fotte. Alla radio non la tocco, se no ricomincia a suonare, non so se lui ci riviene qua. Sì, toglio io questo cappello, ci sto a provare. Ma il cappello io posso rubarglielo al volo e portarlo là. Ah, lo butto in acqua. No, non è facile scappare da sto stronzo, eh. Via, via! Verso la libertà! Via, 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 via! No, no! Attacca da cazzo! No, se lo va arrivando in acqua! Troppo severo sto gioco. Che manca là questo? Che si è ripreso? La marmellata mi si è ripreso.
Vabbè, però c'è la marmellata e la radio là vicino. Se lui si mettesse il cappello, l'avremmo portato a casa, per tipo. E lui se l'è ripreso ora il cappello. Quant'è la paura per questo gioco? Lo giocoso gioco in cui fai gli scherzi al giardiniere. 11-12 euro. Ma in realtà è gioco-gioco, non credere. No, pure il rastrello. Vabbè, però il rastrello me l'ha dato buono. Devevo solo lanciarlo, non ce ne frega niente che se lo riprende. Il problema è fargli mettere sto cappello adesso. Quindi facciamo mettere sto cappello. Far sì che il giardino si metta il cappello a testa larga. Forse se fa particolari cose si mette sotto il sole. Marmellata e la radio che l'avvicina. Solo che lui adesso continua ad andarsi a prendere la sua roba. Questo è il problema. Se mi lasciasse la roba mia là, sarebbe tutto ok. Ma lui adesso ci va. Dalle 10 del 25 settembre sarà disponibile Mario Kart per mobile. Giocone Idi. Adesso i contadini non hanno paura dell'acqua, siamo spacciati. Fare almeno lo scemo, che non era quello il punto. Era che il cappello non doveva incularsi. Però non lo sai dove l'ho messa la marmellata, no? Devi rompere i coglioni. Quindi mi rimanca la radio. Far sì che la giardina si metta il cappello. Ma non è che magari se lo mette nel picnic il deficiente? Ha già tagliato la rosa. T'ho rotto la rosa, t'ho rotto la rosa. Ma la radio non so, dici che me lo dà? Proviamo. La mia paura è che la riattira, capito? Volevo farlo come ultima cosa. Che quando la prende, ricomincia a suonare. Ha ragione Omoragno. Quindi il picnic ci siamo portati a casa. Pensi che il geniale si dia il martello sul pollice. Vito prova con una copia di Ridge Racer. Allora no, adesso dobbiamo capire che cazzo devo fare con questo cappello. Glielo devo buttare in un punto che lui non lo prende. Dove glielo posso buttare? E poi si deve dare il martello sul pollice. Ah, eccolo qua, eccolo qua. Ok, lo so, lo so. Dai, mentre sta martellando gli metto paura. Perfetto. Ho vinto. Mi ha aperto la porta. Però devo ancora finire le cosine. Piglia il martello, per farci cosa? Prende tutto lei, insopportabile. Io devo prendere sto cazzo di cappello. Un po' scorretto che lui è così veloce però, eh. Però se riesco a arrivare l'acqua lui non mi acchiappa al volo, ok. Vabbè, sei Rambo, sei. La radio, si è distratto. Mi manca il cappello, sì. Far sì che il giardino si metta il cappello a testa in alto. Ma non so esattamente l'allo. Quello se l'è scordato là.
Vabbè, adesso se prende la radio mica mi toglierà il punto, no? Qui niente, qua niente. La cassetta niente. Secondo me cappello tagliaerbe, dice Iovino. E che faccio io per fargli usare la tagliaerbe? Che potrei fare? Prova a usare un oggetto per far cadere il cappello giallo. Ho capito, noi possiamo dare indizi però del cazzo, Moragno. Indizio vero? Via. Dove sta? Fammi vedere. E lui glielo attivo e lui parte, secondo te? Non avrebbe molto senso però, no? Tra l'altro quando cazzo l'hai visto il tagliergo? C'è una carriola qua. Ok. No! No, non me lo togli, perfetto. Ah, eccolo qua il tagliergo. C'è ragione. Però non attivo una sega. Pessimo piano il vostro, pessimo piano. Ma che vola? No. Così corre. Così si abbassa. E tiene le ali. E prendi sto cazzo di cappello però, mannaggia. Ah, si è ripreso pure il cappello sto stronzo. La pala non posso. Andiamoci per strada, magari succede qualcosa per strada. Lui sta tutto il giorno a rimettere a posto le cose. Magari se lo mette quando viene qua potrebbe aver senso. Qui non posso aprire. Che vita di merda questo giardiniere, sono un po' d'accordo. Però pensa a quella che facciamo noi, Brusim, e dimmi se non è meglio la sua. Qui è bloccato. C'è il bambino. Cos'è, cieco? Tieni. Oh, vaffanculo, lo sto a portare. Ah, qui sono cambiati gli obiettivi, quindi puoi andare avanti e fare altri obiettivi. Però io voglio finire il giardiniere. Quindi ogni zona poi c'hai nuovi obiettivi. Andiamo a finire il giardiniere. Iovino l'hanno già fatta questa battuta però, Iovino, eh. Adesso anche in ritardo, veramente. Ok. Forse se ce lo porto vicino. Ho un piano. Seguimi, squacquero.
Prendi il cappello, pezzo di merda. Non te lo do, prendi il cappello. Storto. Prendi il cappello, stai là! Prendi il cappello! Prendi il cappello. No, non aveva senso sta cosa. E invece è una struttura della Metroidvania. E per finire la quest del cappello di tornarci con qualche abilità sbloccata. E se invece è da mo' che l'ha recuperato il suo. Ma lo recupera subito. Quindi no, secondo me deve fare altro in cui lo cambia. Quindi il piano era attirarlo verso il cappello ed iniziare a starnazzare sperando che lui capisse, prendi il cappello indosso. Un po' sì, io me ne vergogno, però un po' sì. Allora io non salto in nessun modo, eh. Però da attivare non c'è più una sega, quindi boh. Un affiatoio, lui va a chiuderlo, sì. È quello con cui l'ho bagnato, no? Non ci riesco a farlo cadere. Addirittura qua è andato a chiuderlo sto pezzo di merda. Ma io ti odio, giardiniere maledetto. E lascia perdere sta marmellata, mannaggia a te, oh. Fatte una vita, oh. Il cappello nelle piantine all'orto. Che cazzo è scritto? Qual è? L'intoppo? Ah, il cappello, non riusciamo a fargli prendere. La missione è far sì che il giardiniere si metta il cappello a testa larga. Ma non se lo mette, sto stronzo. Secondo te è normale che sono arrivato al capitolo 2 di Gears e non ho nessuna voglia di proseguire? Già, secondo me sì, è più o meno quello che è successo a noi altri. Però sento gente esaltata. Ho letto un commento su TFP Forum, oggi uno dice, ah, il multi che bello, c'è la tattica, devi star lì a valutare la sbrugna con la rugna. Cioè, quindi ma che cazzo, insomma, magari sono incoglionito io. Vito, usa il rastrello per farlo cadere. E che guadagniamo, però? Io mi sono esaltato a disinstallarlo. Allora, in che modo lo faccio cadere con il rastrello, secondo te? Tanto non riesco più a prendere. Ah, glielo posso didauticare, che figata. Vabbè, magari potete anche andarla a guardare come si piglia sto cappello, eh. Io vado avanti. Che ci ha rotto a tutti un po' i coglioni il cappello. Magari quello è difficilissimo. Rompere la scopa, chiudere il ragazzo nella cabina, far sì che il ragazzo si metta gli occhiali sbagliati. Allora, rompere la scopa, dov'è la scopa? Oh, mazza questa che rompi, eccola qua la scopa. Far sì che qualcuno ricompri le sue cose, andare in televisione, fare la spesa, mettere nella cesta, spazzolino, carta igienica, spazzola, cibo in scatola, detergente, frutta e vino. Presa proprio. Tira, tira. E andiamo! Genio! Qui è chiuso. Uff.
Questo non lo dovevo fare, ma era dava soddisfazione. Vito, sto lavorando per te da meno minuti. Bravo, Iovino, bravo. Allora, metti la cesta. Spazzolino, carta igienica, spazzolino, cibo, scatola, gente, frutta e verdura. Allora, però dov'è? Quale cesta esattamente? Tanto con questa. Ah, ecco. Che figo. Carta igienica ce l'abbiamo messa. Spazzola, cibo e scatola detergente. Ah, la spazzola non interessa. No. Vedi che poi uno si stufa ad avere sempre ragione. E ci fotto il cappello e poi Moragno? Quello l'abbiamo fatto. Dove metto il cappello per non farglielo andare a prendere? Cioè, quella cosa là c'era piaciuta a tutti, ma poi non funzionava. Secondo me devi fottigli il cappello e nasconderlo dove non si può prendere per fargli... E dove cazzo lo nascondo? Per questo è il problema. Sì, Iovino, dici dove si nasconde il cappello, che andiamo a farlo, dai. Voglio saperlo. Sono curioso. Tanto non mi ci metto a sbattermi. Ma nella spazzatura dentro non c'era. Cioè fuori qua, ma veramente? Sembra un po' troppo arzigecolato però, eh. Buco nella siepe vicino alla lattuga. La lattuga è qua, non vedo nessun buco nella siepe. Siete veramente dei fake news comunque. Piaciuto grid, come ti intendi, Sippo? Madonna, Vito. Ma che cazzo stai a parlare? Ah, la cassetta, ok. Minchia, era complicatissima sta cosa, però. Ok. La, okay, leggevo la casetta, non cassetta. Ecco. Perfetto, allora, gli rompo la rosa. Gli fotto... Ma lui non mi vede, scusa, mentre vado... Ah, che io ci passo e lui non arriva. Via, su. Ho capito, ragazzi, state calmi. State calmi tutti. Tutti, era difficilissima questa cosa. L'ho preso, l'ho preso. Non mi prendere. No, si è castrato. Fail, famoso. No, pure la cassetta va a rompere le palle. Ammazzate. Assoreta della tua mamma. E dai. Fai meno lo scemo, Brusim. Niente, è fissato la cassetta. La rosa non la mettiamo a posto, no? Non la porta. Oh. Ah, va bene, là. Mi dà anche meno fastidio, guarda. Yeah! Yeah! No, no, l'hai messa a posto bene, ti faccio i complimenti, guarda. Praticamente è Hitman con un nuovo di GP. Un po' sì, eh. Ti devo fottere il cappello, con arroganza. E mi sarei incastrato, mannaggia. Ah, ah, ah! E dai, cazzo Gianluca. No. Io non lo so dov'è, non lo so. Dove va lui adesso? No, no, non lo sapevo. Non eravate stati chiari, Iovino, porca puttana. Ma
siete proprio stronzi allora, scusa. Siete proprio, guarda, delle pippe. Dimmelo dopo che ho fatto tutto, certo. Sentelo tu. Vaffanculo, va. Ciao Fab Fab. Siamo bene, siamo bene. L'ho scritto prima che lo rubassi. Nuovo piano. Prima di portare il cappello fuori, gli chiudi il cancello e gli togli le chiavi. Sì, la Madonna. Quanti cazzi, no? Spero di no, Moragni, già mi ha rotti i coglioni. Allora, buttiamogli il cappello. Solida. Perché mi sta picchiando adesso questo bastardo? No, no. Ok. Lui qua dentro non ci va. No, da! Mi ha rotto il cazzo. Sono una pippa, certo. Sto lì 8 ore adesso. Altro sono diventato bravissimo a rubare. Allora, adesso aspettiamo qua. Fermi tutti. E lui non lo molla, Iovino. Secondo me non hai capito un cazzo, eh. Lui adesso sta facendo il giro. Ho visto uno su YouTube che lo butta nel laghetto. Senza farsi seguire. Ah, ok, quindi lui non mi segue, non mi vede. Ok. Mi piace più il piano degli aci, infatti. Sto credendo in tre, degli aci. Oh, ha vinto gli aci. Bravo, gli aci. Mentre gli altri danno consigli inutili. Che ci vuole? Chiudi il cancello? Certo, anzi quest'altro. Se sei fermo dentro non funzionava. Preso Zelda, sì, fa fab. Mi sono fatto 3 dungeon, mi sta piacendo un sacco. Vito, meglio i pad con batteria interna, pad con batteria pack o pad con... Allora, Vito, meglio pad con batteria interna, pad con batteria pack o pad con le pile, oppure pad con il filo. Pad con le pile. All'inizio i battery pack su 360 ne avevo comprati 1000, ma è stato un fallimento totale. Si scaricavano subitissimo. Comunque la risolta gli aci, eh. Ok, andiamo un po' avanti. Meno uno per Amoragno e Iovino. E allora uccidiamo questo venditore. Beh, ho ricaricabile adesso però, Cippino. Allora, io non ci sto. Questa è l'ultima volta che ti do una mano da oggi. Se non ti aiuta, gli asci ti attacchi. Beh, non puoi lamentare, Iovino, però. Lo faccio tutte le volte con Amoragno. Ciao, Barba! Io ho messo le pile ricaricabili e vanno lì. Anch'io. Ce n'ho un miliardo dentro casa ormai. Adesso state concentrati, senza guardare guido, video, cerchiamo di risolvercela insieme, eh. Ah, questa mi ha ripreso tutto intanto nella cesta di mortacci sua. Certo. Per carità di Dio, chi te la tocca la carta igienica? Quindi è importante anche non farsi vedere, eh. Questa cosa dobbiamo capirla. E niente, sta sempre in mezzo ai coglioni, però vecchia un po' mucca maledetta. Chiudere il ragazzo nella cabina. Far sì che il ragazzo si metta gli occhiali. Ma quale cabina, ragazzo? Ah, se gli fotto l'aereo, secondo me lui mi segue. Ok, però non ho preso. Vito sceglie sempre giochi stealth perché è la sua specialità. Sì, vero. Andiamo in ordine con le cosine da fare, che la mia mania ossessiva compulsiva ne soffre. No, non credo, Ria. Io non lo credo. Oh, ecco la cabina. Che però io non posso entrarci. Come ce lo chiudo dentro? Perché va un po' sperimentato, quindi quello che riesce a fare è meglio.
Qui è un negozio di videogiochi. Sarà questa la cabina? Sì, cabina del telefono. Fottigli gli occhiali. E quindi lui come si mette quelli sbagliati però? Ci sono degli altri occhiali nel negozio, no? Frutta e verdura a caso? Vecchia, non fa passare niente. Magari sulla bancarella, vediamo. Occhiali non ne vedo. La spazio la disabile, questa via scuola ogni 3 secondi però. Vediamo se il piano di Moragno, ma al solito è un fallimento, figurati. Mi raccomando, dagli dei consigli così vi insulta a morte poi. Sì, magari se li diamo belli i consigli ha più senso, eh. Che darli a minchia di papavero. Allora, quella però non sembra la cabina giusta. Facciamoci un giro per la mappa. Qui c'è un garage. Qui c'è l'immondizia con rovesciato. Qui c'è il walkie-talkie. Ah, se lo metto al mercatino magari lo compra qualcuno. Lo metto qua. La vecchia lo mette sulla bancarella, guarda. E poi quelli se lo vanno a ricomprare. E intanto sono stato io a dirti di fottere il cappello al contadino. Sì, però non l'hai risolta. Non te la posso dare buona, mi spiace. La risolta è Iaci con la tecnica laghetto dopo. Quello che è giusto è giusto. Senti, se quella mi rompa il frutto, io vado a prendere questo aereo e glielo metto vicino alla cabina. Vediamo se lui l'apre. Cazzo, ce lo metto nella cabina. Ah, lui c'ha paura. Ah, ok, occhiali, l'ho fatto cadere. Ah. Ma che è sta roba, capolavoro, è bellissimo. Guarda che bello davvero. Cioè, le meccaniche sono davvero da Hitman, eh. Non è buttato lì a cazzo. Ok, quindi a lui se gli porto un altro paio di occhiali, come diceva Moragno, ho vinto. Però bisogna trovarlo, questo altro paio di occhiali. Bellissimo. Vabbè, lei è una quatta, eh. Chiaramente una super quatta. C'è solo un torsolo di mela. Intanto magari rubo una... No, lei non lo sta prendendo questo coso, maledizione. Il mio piano non sta funzionando. Ok, frutta e verdura però. O è un peperone quello secondo voi? Lei sta cercando la carota ma non sa dov'è. Facciamo il giro largo. Quello sta ancora lì per terra? Sì. E dove gli ritrovo gli occhiali a quello io? No, sei un pirla. Molto bene. Cibo e scatola, detergente, carta igienica. Detergente sai che l'ho visto tipo qua. Ah, la carta igienica è qua. Al negozio c'erano degli occhiali da sole, dice Omorano. Io distrattamente non ho visto. Vediamo un po'. Occhiali da sole. No, così me la vede. Così me la vede sta troia. Cazzo, l'hai visto gli occhiali da sole? No. Loga fa spesa, la padrona è geniale.
Il detergente non stava pure vicino al cassonetto che ha ribaltato. È quello che ho visto io, però non so se è detergente, magari è un'altra cosa. Smettila di cercarmi la roba mia, tu? Questo per me era detergente, ma chi lo sa. Ah, c'è anche lo spazzolino qua, però. No, non questo, cazzo. Sì, me lo ricordavo, Iaci, Omoragno, grazie. No, ma non è tuo! L'ho preso nell'immondizia, porca puttana. Adesso me la fotte lei. Guarda che puttana, me l'ha rubato. No, nessuna cacca al momento. No, porca troia. Ma cazzo l'ha visto gli occhiali da sole adesso? Ah, eccoli gli occhiali. No, no, ci stanno anche da vista. C'è proprio il carrellino degli occhiali. Dici me lo porto via? E questa ce la siamo portata a casa. Poi ragazzo lo spingo verso la cabina, ma sa che devo semplicemente fare sta cosa qua. Che lui c'ha una paura fottuta di me. Ok. E come lo chiudo dentro? Ah no, ci vado, devo semplicemente mandarlo dentro. La vecchia, oltre al commento, gestisce anche i rifiuti della città. No, si è ripresa tutto sta zoccola, maledetta. Vabbè, adesso mi porto via sto coso. C'ha ragione Albi, potrebbe avere ragione. Guarda che mi porto via anche lo spazzolino, genio. Chiama la polizia. Vabbè, scappa, ma anch'io ho paura dei pennuti, eh. È rotto il cazzo. No, 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 voglio lo spazzolino. Molto bene. Ma sei un po' decoccio però, eh. Ok. Ricominciamo. Dove sta, vecchia di spalle? Artigiania, via! Me la dà pure così. No, dai, qua non ci arriva a stare incoglionita, su. Perché poi devi fare 40 km per portarci le cosine, non è proprio il top. Quindi, frutta e verdura, ah, già me l'ha data. Quindi, spazzola, cibo, scatola e detergente. Vedi, questo è stato un bel consiglio di Albi di spostare il cesto. Così si danno i consigli. C'è anche su Switch, però, cibo, scatola e detergente. Far sì che qualcuno ricompri le sue cose, andare in televisione. Finiamo di fare la spesa. Il detergente dove l'ha messo? Eccolo là. Dai, non è questo. No, è buono. Cibo e scatola. Io c'ho fame, oh. Brutto proprio. Cibo e scatola. Cibo e scatola mi sembra che ce l'abbia lei. Forse nell'immondizia. No. Ci sono dei torsoli di mela. Ma il cane è nel gioco da Vito, eh? Da Vito. Cibo e scatola. Cibo e scatola. Ah, eccolo là, il cibo e scatola. Sono una pippa. La spesa l'abbiamo fatta, bella per me, bella per me. Allora ci andiamo a far sì che qualcuno ricompri le sue cose e andare in televisione. Questa non riesco a capire neanche bene cosa vuole. Andare in televisione forse sì. Cioè vado in un negozio di televisori. Esatto, posso entrare qua. Che apri?
Come imbruttire, gli apri la porta. Daniel, deficiente. Eccolo. No, ha richiuso. Era interruttore della linea e sospetto. Vabbè, però non posso pigiare niente io. Non è che devo entrare qua. No. Questo ci metto il pallone. E apri. Quando hai chiuso il bambino nella cabina, lui poi ha chiamato il tipo del negozio. Ah sì? Però io mi porti a casa questo o ti rifai di prima che hai fatto una figuraccia? No, di meno mi sembra anche su Switch. Adesso lui va a liberarlo? E qui è, va in televisione, sono entrato. No, come cazzo? Ah, forse posso chiuderlo. No. Sentiamo. Bravo Iovino, bravo, 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 bravo. Chiudere la negoziante nel garage. La negoziante sarà l'altra zoccola. E poi c'è far sì che qualcuno ricompri le sue cose. L'unica è mettere i walkie-talkie sul coso, però, secondo me. Tipo così. Sì. Ah, ecco il garage. Ah, beh, questo è facile, questo è facile. Guarda, la porto dentro fottendogli una garota e questa figura le capisce più un cazzo. Tac. Poi, aia, non mi picchiare, non mi picchiare. Questa avevo giocata easy. Metti l'aeroplano sul bancone della vecchia, sicuro glielo fa ripagare la stronza. Vito, Google ha annunciato Google Play Pass, 5 euro al mese, 2 euro per il primo anno, 350 tra giochi e app, senza ads e microtransazioni. Ah, l'avevo letta questa cosa che l'avrebbero fatto, 5 euro al mese, 2 euro per il primo anno, 350 giochi tra app, senza ads e microtransazioni. Quindi hanno copiato proprio Apple, però non c'è roba investita da loro. Sono curioso, sono curioso. Il bello di Apple è che c'è roba che ci hanno messo i soldi e si vede, eh. Che roba un po' di qualità. Cioè davvero questa gli fa ripagare la riplana fantasticamente. Dai, glielo devo fottere di nascosto secondo me. Ah, eccolo, ecco, stanno litigando già, guarda. Guarda la puttana! Ma sei una... Ma sbarco... Ma che bastarda! No, no, invece non serve a niente. Cioè, va bene così. Che mostro senza cuore. Bravo, chi è stato questo, ragazzi? Ah, un ragno. Bravi, ragno e Iovino vi siete rifatti. Comunque, quando fai... tutto meno un obiettivo, si apre un'altra zona, adesso sei aperto qua e vai a farti gli altri, che qua abbiamo fatto tutto. Gioco fine di mondo, signori, è bellissimo. Molto più gioco di quanto credessi, credevo fosse una cazzatella narrativa. Bravi, 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 bravi tutti, dai, bravi tutti, vi siete impegnati, vi siete anche divertiti, secondo me, sapete? Col gioco dell'occhetta. Bello, è pure un gioco che se ti rompi il cazzo... se lo guardi da solo. Va bene, signori, io direi che ci possiamo salutare. C'è un Walone, va, andiamo un po' da Walone, che è tantissimo che non ci andiamo, anch'io non lo guardo.
Walone e gli... Purrello l'hanno messo ai lavori forzati con Borderlands 3. È veramente carino. E gli amici... non credevo, credevo peggio. Ma io per voi rischio e ho vinto. Belli! Andate a salutare Walone, noi ci vediamo stasera sul canale di Antonio con Full Metal Furious, dovrebbe esserci tutto ok. E poi domani con... Guardate la scaletta che ho fatto già il programma, ci potrebbero essere dei cambiamenti, ma forse no. Ciao belli!